Ciao a tutti! Oggi vi racconterò di un mio viaggio di luglio, sulle orme di Van Gogh negli ultimi anni della sua travagliata vita. Vincent van Gogh nasce a Zundert, in Olanda, nel 1853. Il suo approccio con la pittura è piuttosto tardo. Effettua molti viaggi dopo gli studi, lavorando come mercante d'arte insieme al fratello Theo. A Bruxelles inizia a disegnare, dopo aver abbandonato gli studi teologici nel 1880. Successivamente fa ritorno in Olanda, dove inizia a dipingere le sue prime nature morte sotto l'influenza del pittore Anton Mauve, da cui apprese l'utilizzo del colore. Prende spunto dagli esasperati contrasti della tradizione di Rembrandt e li utilizza per creare quadri di grande realismo ispirati a Jean-François Millet. Nel 1886 si trasferisce a Parigi. Lì ha modo di ampliare le sue influenze grazie al fervore artistico di quel decennio, dove sono presenti gli impressionisti e i post-impressionisti. Conosce Henri de Toulouse-Lautrec ed Émile Bernard, ma soprattutto Georges Seurat, Camille Pissarro e Paul Signac, grazie ai quali iniziò ad utilizzare una tavolozza più chiara e ne imparò anche la stesura a rapide pennellate. Nel febbraio 1888 si trasferisce ad Arles, una città nel sud della Francia, in Camargue. Proprio questa città, insieme a Van Gogh, è protagonista del mio video. La Camargue è un immenso parco di natura selvaggia incontaminata, un tripudio di colori e scorci inviolati in cui l'uomo sembra essere ancora un ospite temporaneo. Mentre si viaggia per queste strade francesi è facile imbattersi nei suoi tipici fenicotteri rosa, tori e cavalli. Qui gli abitanti sono profondamente legati alla tradizione, è facile incontrare gente con abiti tipici e gardian. Il tutto accompagnato dal costante canto delle cicale camarghesi. In questa terra sorge Arles, una città ricca di storia in cui Van Gogh passò gli ultimi anni della sua vita. Proprio in questo luogo lavorò su alcuni dei suoi più celebri capolavori. Quando vi si trasferisce, la sua pittura è totalmente influenzata dal ritmo parigino. Si fonda un'incredibile libertà di colori, ma è allora che la sua situazione mentale cede. Viene ricoverato più volte all'ospedale per malati mentali, dove dipinge più di 150 tele. La città di Arles dedica a Van Gogh una passeggiata sulle sue orme. Se ci si reca all'ufficio del turismo, con un euro si può acquistare la brochure dove si può seguire un percorso che conduce in tutti i posti dove Van Gogh ha dipinto. Il percorso è segnato sul terreno da piastrelle con il simbolo di questa iniziativa. La prima tappa di questo percorso è il Café de la Nuit, ora rinominato Café Van Gogh, che il pittore esegue nel 1888, con il trambusto serale immerso in questo mare di colore giallo. Il quadro è oggi custodito a Otterlo, in Olanda. Si prosegue verso il fiume Rodano, dove si può ammirare il ponte protagonista del quadro Le Pont de la Tranquille, sempre del 1888. Dipinto per arredare la sua casa, è oggi conservato al Museo di Brooklyn. Proseguendo lungo la riva, il fiume forma una curva. È qui che Van Gogh dipinse Notte stellata sul Rodano, dove le luci artificiali della città si specchiano nelle acque scure del fiume. Oggi è ammirabile a Parigi al Musée d'Orsay. In una piazza poco distante dal fiume è situata la casa dove Vincent abitava e che ritrasse nel quadro la Casa Gialla, oggi conservato al Van Gogh Museum di Amsterdam. Al suo interno vi dipinse uno dei suoi più celebri capolavori, la camera da letto. Questo dipinto era uno dei preferiti dell'autore, ne fece ben tre versioni, uno conservato al Van Gogh Museum di Amsterdam, l'altro all'Art Institute di Chicago e l'ultimo al Musée d'Orsay di Parigi. Nel quadro si può notare un'insolita prospettiva, con colori stesi a grandi campiture che donano un carattere incisivo alla scena. All'estrema destra del dipinto conservato ad Amsterdam si può notare il ritratto di Paul Eugène Millet, lo zuavo, e nell'altro il ritratto dell'amico Eugène Bosch. Facendo ritorno verso il centro della città ci si imbatte nell'arena, che Van Gogh dipinge dall'interno, dove una grande folla è rappresentata con un vivace movimento. Tutt'oggi nell'antico anfiteatro gallico del primo secolo d.C. viene svolta la tradizionale corsa alla coccarda. Un gruppo di giovani deve prendere con un piccolo pettine una minuscola coccarda legata tra le corna del toro. Il dipinto è stato eseguito nell'ultimo periodo di convivenza tra Paul Gauguin e Van Gogh. Lo si può ammirare oggi al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo. Vicino alla movimentata arena si possono trovare i più tranquilli affreschi a Lichamps, una necropoli utilizzata per tutto il periodo romano, dove trova sepoltura il martire San Genesio. Qui sia Van Gogh che Gauguin eseguono alcuni quadri.
In questo dipinto Van Gogh utilizza una particolare prospettiva che gli permette di mostrare una maggior visuale sul viale principale di questo giardino. I quadri di Van Gogh sono conservati a Otterlo, in Olanda, mentre quelli di Gauguin si possono osservare al Musée d'Orsay di Parigi. Sempre in centro si possono ammirare i piccoli giardini pubblici di cui Van Gogh dipinge l'ingresso nell'omonimo quadro, oggi conservato a Washington alla Philip Collection. Uscendo dalla città rimangono ancora due mete da scovare. La più vicina è quella ritratta nel quadro Il vecchio mulino, dove purtroppo non compare la targa identificativa del percorso. Il quadro è oggi custodito a Buffalo. L'ultima meta è raggiungibile solo in macchina dalla città, ed è il ponte di Langlois, ora chiamato Ponte Van Gogh, che venne dipinto più volte dal pittore. Nella prima versione, conservata a Otterlo, compaiono delle lavandaie sulla riva e una carrozza di passaggio sul ponte. Questa era l'ultima delle tappe in questo mio viaggio nel sud della Francia, dove Van Gogh si stabilì cercando il sole e se stesso.